Ora è ufficiale, il premier giapponese Shinzo Abe ha confermato che si dimetterà, una decisione presa a causa del suo attuale stato di salute. La malattia non gli permette più di concentrarsi sulle questioni importanti, ha spiegato Abe, affetto da una colite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006. Abe, che a settembre compirà 66 anni, è da sempre affetto da questa patologia. Devo lottare contro questo male, ha sottolineato il primo ministro Abe in conferenza stampa, e ho bisogno di cure. Da tempo però non sono più in grado di poter svolgere il mio ruolo. Io devo prendere decisioni politiche, anche di un certo peso. Non posso commettere alcun errore e lo devo prima di tutto al mio paese, il Giappone. L'ultima vittoria elettorale del Partito Conservatore nel 2017 avrebbe consentito ad Abe di governare fino al settembre del 2021. Lunedì scorso il primo ministro era anche diventato il capo del governo più longevo della storia del paese. A sostituirlo temporaneamente ora potrebbe subentrare il vice premier Taro Aso o Ishiba, già ministro della difesa.